E ora passiamo la parola alla direttrice, che ci illustrerà appunto il nuovo corso che si terrà qui. Io vorrei, prima di cominciare a illustrare il corso, vorrei invitare a tavolo una nuova studentessa, una vecchia studentessa perché ha cominciato un corso, ma adesso rientra in accademia cioè proprio a frequentare il corso che gli è più consono, cioè progettazione della moda, che era l'obiettivo della sua vita, diciamo, occuparsi di fashion, occuparsi nel suo caso in particolare di gioielli, e quindi l'attivazione di questo corso ha dato nuove speranze a una ragazza che si era, come dire, attivata autonomamente a perseguire questo percorso di formazione, quasi diciamo imprenditoriale, almeno questo era l'obiettivo, e oggi si ritrova in accademia, dove potrà sicuramente formarsi in tutti gli aspetti della progettazione della moda, quindi non solo nella realizzazione di gioielli, e potrà acquisire alla fine un titolo spendibile a tutti i livelli. Prego, Danila Borgoceta. Di essere qui e ne ringrazio insomma l'Accademia, che sono molto legata. Ringrazio la dottoressa di storia del costume e racconto la mia testimonianza. Ecco, le basi dello studio sono molto importanti, come appunto ha citato la direttrice, sono grande, sono molto importanti. Per questo io, anche se sono un'autodidatta, anche se ho avuto la tecnica dal liceo artistico, però non si smette mai di imparare nella vita, mai. Non mi sento arrivata. Non... E quindi ho deciso appunto di iscrivermi a questo corso, che sicuramente non sarà una passeggiata, però sarà con meno sacrifici. Ecco. Ci sono materie che mi interessano, soprattutto quello del gioiello, che io ci vado da dico che quando si avverano nella vita, sono una direttrice bravissima di preparazione, non perché qua però è vero, e gli insegnanti sicuramente saranno molto molto preparati. Grazie. Questo, grazie.